Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de la Boétie è il libro che io consiglio, perché è un piccolo grande libro. È piccolo perché sono 50 pagine, ma è grande perché è un classico. Étienne de la Boétie scrive questo discorso forse come esercizio nel 500, verrà pubblicato infatti intorno al 1570 anonimo. E parte da un interrogativo, da una domanda che il giovane Étienne de la Boétie si pone da studente umanista e da studente di diritto. E la domanda assai impegnativa è questa: com'è possibile che tanti uomini sopportino un tiranno che non ha forza se non quella che essi gli danno? Da dove prenderebbe i tanti occhi con cui vi spia se voi non glieli forniste? Siate risoluti a non servire più ed eccovi liberi. Dunque, il saggio di Étienne de la Boétie è un saggio che interroga il nostro presente. È molto scomodo e per questo pretende lettori e lettrici molto coraggiosi, perché va al cuore del rapporto tra noi tutti e il potere, soprattutto quando è un potere ingiusto, un potere tirannico, che vive soltanto grazie alla nostra attitudine a servire. La servitù volontaria di Étienne de la Boétie, un saggio dal 500.